Conosciamo da vicino gli amici della Fisarmonica che stanno allietando questa serata qui a Mafalda. Siamo con Marino, Alderico, Giuseppe, Cristian, Alessandro. Allora un gruppo affiatato. Sì, sì. Affiatato, finché che va. Cantano qualcosa, fermiamo. Sì, ci piace e penso che continueremo a fare questa cosa. C'è una passione soprattutto? Sì, soprattutto una grandissima passione. Questo gruppo si preoccupa anche di fare le serenate, via dicendo, con le tradizioni vecchie del nostro paese, insomma, e continueremo sempre. Dove hai imparato? Molto amatorialmente, con degli amici qua di zona, Carunchio, Savurci, Pescara, quindi molto, anche studiando la musica, però molto amatorialmente. Siete una bella squadra. Sì, sì, abbastanza. Io da un anno che partecipo con loro e mi diverto ad ogni festa. Siamo un po' in pochi. Stasera manca un po' il 50% degli esponenti del gruppo, qualcuno un po' più maturo di noi. Però ce la divertiamo, diciamo. Molto amatoriale, però andiamo avanti. Allora, buon proseguimento. Grazie. Grazie a voi. Insieme ad Ambra sfogliamo questa singolare brochure intitolata Mafalda, un paese sospeso tra santi, formiche e leggende. Sì, esattamente. Ci sono, a parte le classiche storie di Mafalda, delle origini del paese, anche questa leggenda di formiche che a un certo punto, alla fine del 1400, avrebbero distrutto il paese. E da qui il paese vecchio, di cui adesso si trova ancora una rupe nella parte di Ripalta Vecchia sostanzialmente, si sarebbe spostato su questo nucleo dove adesso ci troviamo per fare questo evento per le rupe di Ripalta. In realtà formiche sarebbe legato piuttosto a un evento catastrofico come un terremoto, piuttosto che un'invasione di barbari che hanno sterminato la popolazione preesistente. Quindi una cosa molto, potrebbe anche non essere vera, però molto leggendaria, molto particolare. Ecco. E incontriamo l'assessore comunale Paola Sacchetti, un'iniziativa riuscita giunta alla terza edizione. Sì, buonasera a tutti, è un'iniziativa che speriamo vada avanti anche nelle prossime edizioni, noi ci crediamo molto e vogliamo rivalorizzare in ogni modo Mafalda, riportare qui il turismo e le persone, sperando di far gustare ottimi piatti, sono tutti piatti del luogo, preparati con prodotti tipici, tutti nostri, fatti dalle signore a casa, quindi noi ce l'abbiamo messa tutta, speriamo che sia riuscita e che vi sia piaciuta. Il titolo di questa manifestazione in dialetto mafaldese? Per le rupe di Ripalta. Il titolo è questo, che tradotto vuol dire per le strade di Mafalda. E vuole essere proprio un titolo che riporta alle origini e quindi anche al dialetto del paese. Come è stata organizzata, strutturata questa iniziativa? Con la Proloco l'avevamo iniziata 2 anni fa, cioè ormai vabbè da 3 anni fa, e pensandola molto in piccolo, però poi abbiamo visto che man mano abbiamo preso piede, per cui ci è piaciuto riproporla e abbiamo chiesto anche aiuto alle altre associazioni e attività del paese, con il consigliere Alessandro e la Protezione Civile che è stata impegnata fino all'ultimo, non sapevamo se veniva o no, però per fortuna è venuta, ha voluto partecipare volentierissimo. Abbiamo avuto l'aiuto dell'agriturismo Colle Bianco che si è prestato a prepararci i piatti e quindi una postazione. Secondo te quanto è importante condividere iniziative di questo tipo e comunque coinvolgere le varie fasce della popolazione? Io credo che sia importantissimo, noi anche come comune cerchiamo di fare dei progetti che appunto servano a integrare le varie generazioni, abbiamo fatto corsi di computer tra anziani e giovani perché vogliamo proprio che i giovani, così come me, voglio che anche i giovani imparino ad avere le stesse tradizioni e imparino anche a portarle avanti. Ora cosa c'è in cantiere nei prossimi mesi? Per il momento ci fermiamo un attimino, però poi a Natale sicuramente faremo qualche altra cosa. A novembre di solito facciamo una castagnata assaggiando l'olio novello, il vino novello, quindi poi siete invitati nuovamente a venire.
Certamente, grazie per l'invito. Ovviamente con il nostro sito internet www.telemolise.com questa trasmissione potrà essere seguita in tutto il mondo, quindi anche dai tanti mafaldesi o, per tornare indietro, ripaltesi che vivono in Italia e all'estero. Vogliamo salutare allora tutte le famiglie che vivono fuori, tanti emigrati. Sì, certo, un saluto particolare va a loro che sono emigrati, che però rimangono sempre con il cuore a Mafalda, ci seguono su Facebook, su internet, ci seguono continuamente, appena tornano in vacanza vengono a salutare, sono veramente orgogliosi e felici di essere mafaldesi. E al termine di questo percorso, frutta e dolce, Alessandro, in tanti sono arrivati stasera a Mafalda. Sì, sì, siamo soddisfatti, anche quest'anno la manifestazione possiamo dire che è andata bene. Ma questi dolci in cosa consistono, come si chiamano? Allora, questo è il piccillato, dolce tipico mafaldese, fatto quindi con pasta sfoglia, con un ripieno particolare fatto di mosto cotto, pangrattato, mandorle, poi ci sono dei sapori tipo la cannella, l'arancia, una ricetta particolare mafaldese. Tu sei anche un amministratore comunale, un'iniziativa riuscita, quindi anche la condivisione tra la comunità. Sì, devo dire, gran parte del paese è stata presente, ci fa piacere. Oggi che è anche festa patronale di San Valentino, sicuramente l'avrete ricordato, quindi siamo contenti. Uniamo la nostra cultura con l'enogastronomia, come si fa in questi casi. Tu sarai sempre regina ed io il tuo re. E da Mafalda si conclude anche questo appuntamento di Viaggio in Molise. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate di questa trasmissione anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sul canale tematico del digitale terrestre Molise Mio. Seguiteci anche in Abruzzo sul canale 96, anche nel Lazio, compresa Roma, sul canale 880. E insieme a Piccolo Flavio, appuntamento all'anno prossimo.